Questa è una pratica di Mindful Act per il rientro alla vita quotidiana, per prolungare i benefici che abbiamo acquisito durante il periodo delle ferie, le vacanze. Quindi ti chiedo di prendere la tua solita posizione per concentrarti, meditare, se ti va puoi chiudere gli occhi e porta la tua attenzione al corpo. Nota le sensazioni fisiche. Potresti sentire una leggera tensione o rigidità. E o anche una sensazione di leggerezza e rilassamento. Semplicemente osserva queste sensazioni senza giudizio, accogliendo tutto ciò che emerge. Mentre ti connetti con il tuo corpo, porta alla mente i ricordi delle tue recenti ferie o vacanze. Ricorda i momenti di gioia e relax. E significato e piacere che hai vissuto. Prenditi il tempo proprio per indugiare in questi ricordi, quelli piacevoli, quelli significativi. Rivisualizza i luoghi che hai visitato, le persone che hai incontrato, i profumi, i suoni, i sapori che hai sperimentato. Lascia che questi ricordi prendano vita nella tua mente e permette alle sensazioni piacevoli di riemergere nel tuo corpo. Mentre lo fai, potrebbero arrivare anche pensieri,
di preoccupazioni per l'immediato rientro o emozioni di nostalgia, di dispiacere perché questi momenti sono finiti o stanno per finire. Ansia per quello che dovrà arrivare. Quindi nota tutto quello che senti e pensi in questo momento di transizione, come ti senti a lasciare alle spalle le vacanze, l'estate e prepararti ad affrontare le responsabilità di nuovo, le sfide quotidiane, i tempi stretti. Forse provi appunto un senso di nostalgia per quei momenti speciali o ti senti sopraffatto dall'idea di ricominciare. Sii gentile con te stesso, offriti il sostegno di cui hai bisogno partendo proprio dal riconoscere che questa è una normale fase del processo di transizione dalle vacanze, dall'estate al rientro. E in particolare, probabilmente, più senti forti queste emozioni di nostalgia, più vuol dire che sono state esperienze significative per te. E quindi prova a essere grato per averle vissute, per aver avuto l'occasione di vivere quei momenti. Di gratitudine per questa esperienza che hai vissuto. E autogentilezza per le emozioni che provi, come se potessi darti un abbraccio caldo e comprensivo. E
ogni volta che quindi arriveranno questi ricordi, potrai scegliere di passare un po' di tempo a esplorarli, però con questa sensazione di gratitudine. E se ti va, potrai anche condividerlo con le persone che sono state in vacanza con te, o i tuoi amici di sempre, i tuoi cari che non erano presenti, ma con cui potrai connetterti proprio per condividere queste esperienze e prolungare il ricordo e i benefici di queste esperienze. E poi puoi chiederti cosa c'era di speciale in quelle esperienze, che cosa ti hanno dato, che cosa hai coltivato in termini di valore, di valori, e che bisogni hai curato, di che tuoi bisogni ti sei preso cura, in modo che tu possa farlo anche in un contesto diverso nella tua quotidianità. Quindi se per te è stato molto significativo il tempo lento e il riposo, prova a inserirlo anche in queste tue giornate del rientro, non partire subito extra carico, abbassa le aspettative, fai una cosa alla volta, inserisci dei tempi di relax. Se per te è stato molto importante la connessione con la natura, cerca di inserirla, anche se ovviamente il luogo è diverso, però nella tua quotidianità, con qualche passeggiata oppure qualche gita fuori porta nei weekend. Se per te è stata importante la connessione con gli altri, mantieni queste connessioni o con quelle persone che erano con te in vacanza o con quelle che puoi ritrovare a casa. Non ti chiudere, rimani connesso. E se per te è stata importante quella parte di svago, di divertimento, vedi come puoi inserirlo nella tua attuale quotidianità, così come quelle sensazioni di motivazione, esplorazione, avventura, magari le potresti coltivare anche nella tua quotidianità provando una attività extra lavorativa del tempo libero diversa, nuova, che non hai mai fatto, o una di quelle che facevi in vacanza, se è ancora applicabile. Quindi ritagliati del tempo per queste attività. In generale è davvero molto importante che tu possa mantenere questa apertura, questa consapevolezza anche delle piccole cose, delle piccole cose piacevoli che in parte possono essere già presenti, ma che magari se ci buttiamo a capofitto con il pilota automatico nelle cose da fare poi le perdiamo di vista, oppure se non ci sono, non sono abbastanza, possiamo inserirle noi proprio trovando del tempo, magari svegliandoci 10 minuti prima o facendo, non so, il tragitto a piedi invece che in macchina, insomma trovare dei piccoli escamotage quotidiani per portare avanti la cura dei nostri bisogni e le azioni in linea con i nostri valori che sono stati così significativi per noi in queste vacanze. In ogni caso, per tutti può valere il suggerimento e quindi l'impegno di fare una cosa alla volta, di ritornare con gradualità e mantenere sempre accesa la consapevolezza, invece di rientrare subito col pilota automatico,
rimani consapevole delle tue azioni, dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni, così come hai fatto probabilmente quando eri in vacanza, perché quando sei in vacanza, se riesci a essere più presente, ok, non col pilota automatico, sei riuscita a goderti magari le tue vacanze ed è per questo anche che sono state più significative. Se torni col pilota automatico ti perdi davvero tanto anche della tua quotidianità e lo stress arriva subito. Quindi adesso concentrati su quali azioni puoi fare oggi, domani o questa settimana per coltivare quei tuoi valori o per ascoltare quei tuoi bisogni e per prolungare quindi i benefici di queste vacanze, di queste ferie. Possono anche proprio essere piccolissime azioni quotidiane. E quando ti sentirai pronto, puoi gradualmente riaprire gli occhi e scriverti quelle azioni che hai scelto per te, per proseguire, per protrarre i benefici delle tue vacanze e delle tue ferie. E sii gentile con te stesso mentre ti immergi nuovamente nella tua quotidianità. Buon rientro! E grazie per aver praticato con Mindful Act.